Il fegato è un organo importantissimo del nostro organismo e svolge delle funzioni fondamentali per mantenere lo stato di sopravvivenza del nostro organismo e garantire uno stato di salute generale ideale. Quindi comprendere bene anche le malattie del fegato, o cosiddette malattie epatiche, diventa importante per capire la sua corretta funzione, il modo con cui noi possiamo migliorare il nostro stato di salute generale. Ricordiamo che le malattie epatiche sono caratterizzate da dei sintomi un po' che le accomunano. Il sintomo tipico è l'ittero, cioè quella colorazione giallastra che va ad interessare la cute e la sclera, il bianco degli occhi, il senso di perdita di appetito, una stanchezza generale, un malessere oppure addirittura un'importante perdita di peso non giustificata e poi accompagnata da una colorazione scura delle urine mentre le feci diventano bianche, chiare. E tutti questi sintomi che sono praticamente, diciamo, caratterizzanti la malattia sono accompagnati da altri sintomi molto importanti come la nausea e il vomito con la perdita di appetito e la perdita addirittura del desiderio sessuale, può essere presente una diarrea, possono comparire delle vene varicose, può comparire l'iperglicemia, uno stato di febbricola generale e tanti dolori muscolari. Immaginate anche quelli che assumono le statine e hanno dolori praticamente muscolari e poi trovano le transaminasi aumentate. Inoltre, il fegato può dare un dolore tipico riferito che interessa come un emicinturone, a metà, diciamo, il nostro ipocondrio di destra e può irradiarsi alla spalla destra. Diciamo che al di là di questi sintomi tipici che accomunano un po' tutte le malattie epatiche, c'è una malattia severa del fegato che è praticamente l'epatite fulminante che si manifesta con una grave forma di insufficienza epatica in cui compaiono sintomi come l'ascite, cioè un accumulo immediato di liquidi a livello addominale, disturbi della coagulazione con tendenza al sanguinamento perché non produciamo più la vitamina K e si riducono i livelli di piastrina, un indebolimento generale dell'organismo, l'atrofia muscolare, la debolezza, l'encefalopatia, la splenomegalia, gli edemi diffusi e addirittura l'anemia plastica. Ora, quali sono le cause che possono andare a colpire praticamente e determinare le malattie del fegato? Ed è qui che voglio arrivare a farvi capire un concetto molto importante. Al di là di quelli che sono i difetti congeniti che possono essere già presenti al momento della nascita e uno già può avere un ittero neonatale, vi sono dei problemi acquisiti legati praticamente all'azione tossica di alimenti come i carboidrati ad alto indice glicemico, l'alcol, farmaci oppure tossine oppure deficit nutrizionali, traumi, disordini metabolici e poi le infezioni batteriche e virali, ma soprattutto quelle virali, meno quelle batteriche, poi cercheremo di capire perché. E infatti sappiamo che tra quelle persone che fanno una notevole assunzione di alcol esiste l'epatite alcolica che può manifestarsi nella cirrosi alcolica, nella steatosi o fegato grassico, che è tipico sia dei soggetti degli alcolisti, sia praticamente in quello che praticamente colpisce le persone obese in forte sovrappeso, che si alimentano con alimenti ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico. E dobbiamo dire praticamente che il quadro finale di tutte queste malattie può essere proprio il quadro di cirrosi epatica. E soffermiamoci un po' sulle malattie epatiche comuni per capire un concetto che vi voglio far capire e qui capite anche la funzione. Il fegato da che malattie può essere colpito? Innanzitutto, tutto sappiamo le epatiti sono l'epatite A, l'epatite B, l'epatite C, poi abbiamo la D e la E. Poi abbiamo tutta una serie di malattie autoimmunitarie, praticamente poi abbiamo la steatosi epatica non alcolica legata a un eccessivo grasso, accumulo di grasso nel fegato, un eccessivo accumulo di grasso nel fegato, la steatosi epatica non alcolica. Memorizzate questo. Poi abbiamo la cirrosi con
formazione del sudo fibroso. Poi abbiamo un'altra malattia, l'emacromatosi. L'emacromatosi, che è una malattia legata, come la steatosi epatica non alcolica, osteopatia non alcolica legata all'accumulo di grasso nei soggetti che si alimentano con carboidrati ad alto indice glicemico. Praticamente la emocromatosi è un accumulo, sottolineiamo questo sostantivo, di ferro nell'organismo e può creare danni importanti sia al fegato che ad altri organi. Poi vabbè, c'è il cancro del fegato. Poi abbiamo il morbo di Wilson. Il morbo di Wilson e anche il cancro del fegato è legato a un aumento volumetrico del fegato. Vuol dire che il fegato è come se non riuscisse a smaltire qualcosa. Poi abbiamo la malattia di Wilson. Quindi dopo la steatosi praticamente non alcolica, l'emocromatosi, praticamente abbiamo la malattia di Wilson, che è una malattia ereditaria collegata praticamente all'accumulo del rame all'interno praticamente di organi come il fegato ed il cervello. Poi abbiamo un'altra malattia come la sindrome di Gilbert, che è un disordine genetico sempre come la Wilson, legato però al metabolismo della bilirubina e determina un accumulo della concentrazione in circolo praticamente di questa bilirubina. E poi abbiamo la glicogenosi di tipo terzo, che è una malattia sempre in Italia legata all'accumulo di glicogeno nel muscolo scheletrico, nel cuore, nel fegato, nel sistema nervoso, compromettendo la normale funzione. Poi abbiamo due quadri importanti come l'angina sclerosante primitiva, che è una malattia infiammatoria, come dice il termine, con l'angina delle vie biliari, probabilmente di base autoimmunitaria, i dotti si restringono, ostacolano praticamente il deflusso della bile che si accumula nel fegato danneggiando le sue cellule. Poi abbiamo la cirrosi biliare primaria, anche questa è una malattia autoimmune delle vie biliari intraepatiche che determina l'accumulo e ristagno della bile, che fa sì che questa malattia produca un danno del parenchima epatico. Voglio soffermare quindi la vostra attenzione al di là delle epatiti. Noi, malattie come la steatosi epatica non alcolica, malattia come l'emocromatosi, la malattia come quella di Wilson, la malattia come la sindrome di Gilbert, la malattia come la glicogenosi di tipo terzo ereditaria e la colangite sclerosante primitiva come la cirrosi biliare primitiva, sono tutte malattie che determinano un accumulo e quindi il danno. Quindi quello che noi dobbiamo capire è che il fegato deve svolgere una notevole funzione di spurgo. Se non riesce ad eliminare, come un intestino che elimina le sostanze praticamente che non gli servono, devono essere eliminate, liberate e non accumulate. Quindi capiamo la grande importanza praticamente anche nella cirrosi. Se noi volessimo andare a vedere la funzione di accumulo, diciamo che l'accumulo è legato all'accumulo di tessuto cicatriziale, a un aumento del tessuto cicatriziale per processi riparativi continui. Quindi capiamo bene questa funzione importante praticamente del fegato di ripulire il nostro organismo, che non si deve accumulare. Ecco perché è importante fare una purga del fegato, una pulizia del fegato, che al di là del calcolino che diventa l'oggetto di discussione, noi dobbiamo far aumentare la vascolarizzazione e la dilatazione dei canaliculi biliari per liberare tutte le forme di accumulo di materiale all'interno del fegato. Ripulire il fegato è una funzione fondamentale. Il fegato deve funzionare. Un fegato che funziona bene produce da un litro a un litro e mezzo di bile al giorno. Quando funziona male può arrivare a produrre soltanto una tazzina di caffè, 40 ml, 40 cc di bile. Poi, che funzione ha praticamente il fegato? Il fegato serve praticamente a proteggerci dai batteri che arrivano dall'intestino. Ecco perché noi difficilmente ammaliamo di malattie batteriche, perché praticamente il fegato è una grande barriera contro i batteri che arrivano dall'intestino. Però l'intestino di per sé ha già un sistema barriera che è sempre legato, come il fegato lo ricordiamo, non è altro che un grande letto vascolare fatto da questi sinusoidi dove il sangue arterioso e venoso si miscelano insieme, dove c'è uno spazio per i sinusoidali attraverso le fenestrazioni, praticamente arriva nello spazio per i sinusoidali dove trova le cellule di Diss, dove trova le cellule di Ito che proteggono gli epatociti, che fanno da grande funzione di filtro e di nutrizione per il nostro organismo.
organismo, l'intestino nella sua parete già ha quella che noi chiamiamo la GVB, la gut vascular barrier, cioè negli individui sani praticamente i batteri rimangono per lo più all'interno dell'intestino dove formano il microbiota. In alcuni casi però questi batteri riescono a superare la barriera epiteliale e praticamente possono andare ad influenzare praticamente il fegato, superare la barriera e diventare, raggiungere il fegato, dove troveranno un'altra barriera di difesa che poi ne parleremo. Però già all'esterno dell'epitelio dell'intestino c'è una protezione legata alla migrazione batterica, che è quella vascolare intestinale, la gut vascular barrier, la GVB, che funge da schermo contro i batteri quando questi superano l'epitelio. Una barriera simile a quella dell'intestino è presente anche a livello dell'encefalo, e quindi creando così un ambiente immunoprivilegiato dove il sistema immunitario entra solo se danneggiata. E quindi praticamente abbiamo questa barriera vascolare. Le barriere vascolari sono fondamentali per impedire che entrino nel letto vascolare. E poi quando eventualmente viene superata questa GVB, praticamente gut vascular barrier, c'è praticamente lo scudo contro i batteri che arrivano dall'intestino, se entrano nel sangue attraverso il circolo portale, raggiungono il fegato, dove praticamente trovano un vero e proprio filtro che impedisce ai batteri evasi dall'intestino di danneggiare l'organismo. In particolar modo il fegato controlla delle possibili vie di fuga dei batteri dall'intestino attraverso una fitta rete di vasi sanguigni, mandando in circolo i macrofagi, globuli bianchi in grado di eliminare questi batteri fagocitandoli. Il problema però qual è? Se questo fegato è un fegato grasso, o addirittura in cirrosi, o comunque affetto da una di quelle malattie come Wilson, emocomaromatosi, o malattie come Gilbert, eccetera, purtroppo questo fegato non è in grado praticamente di creare questa vera barriera. Quindi noi dobbiamo evitare la steoepatite non alcolica, perché abbiamo una maggiore esposizione praticamente a quella che è il possibile rischio che di batteri che possono superare il nostro intestino. Quindi ricostruire un microbiota intestinale importante e avere un fegato praticamente pulito sono per noi praticamente elementi fondamentali, perché i batteri, i virus in particolar modo, e tutti gli agenti patogeni lottano come lotta il nostro organismo per adattarsi dal punto di vista evoluzionistico alla battaglia della sopravvivenza. E quindi noi continuamente abbiamo una battaglia di sopravvivenza. E noi siamo organizzati con una parte innata, specifica, che è un tipo di risposta però che non è che attiva il processo infiammatorio, ma non è in grado da sola di sconfiggere praticamente un'infezione. Per neutralizzare un'infezione ha bisogno della parte acquisita del sistema immunitario, in cui praticamente esistono praticamente delle cellule specifiche che formano dei veri e propri proiettili contro batteri e virus, che sono i linfociti B, e questi elementi sono gli anticorpi, le immunoglobuline praticamente, che le IgG che vanno, diventano poi le IgM quando si uniscono, praticamente vanno a contrastare praticamente soprattutto i virus praticamente. E però che cosa accade? Che alcuni virus sono in grado di bypassare queste difese immunitarie che noi abbiamo. E come lo fanno? Lo fanno in maniera molto subdola. Batteri e virus come il virus dell'HIV, dell'epatite C e il virus dell'epatite B, che cosa sono in grado di fare? Sono in grado di attivare quella risposta macrofagica, di modificarla in maniera praticamente che mentre diciamo i macrofagi servirebbero a presentare ai linfociti praticamente i virus, invece loro cosa fanno? Fanno in maniera praticamente che i macrofagi, anziché andare praticamente a stimolare
i linfociti vanno ad attaccare direttamente le cellule, riconoscendole come corpo estraneo, e quindi diventano l'elemento patogeno incapace praticamente di attaccare i virus, modificano e governano le nostre difese immunitarie. Oggi, grazie alla microscopia intravirale, che è una tecnica nuova che permette in modo dinamico di osservare quello che accade all'interno dell'organismo, noi possiamo praticamente focalizzare praticamente le nostre cellule e quindi capire come i virus, grazie a questa capacità, e virus particolari come l'HIV, quello dell'epatite C e dell'epatite B, sono capaci di richiamare nei linfonodi una popolazione particolare di cellule del sistema immunitario uguali ai monociti infiammatori e di scatenarli contro i linfociti B, uccidendoli. Uccidendo i linfociti B vanno a bloccare la produzione di quegli anticorpi che a loro volta andrebbero invece a bloccare praticamente il virus. E quindi noi capiamo bene oggi quanto sia importante praticamente questa lotta quotidiana per combattere praticamente contro i virus. Ora, nell'intestino, ricordiamoci, sono importantissime cellule di difesa. Queste cellule di difesa sono rappresentate praticamente dal nostro microbiota, che noi dobbiamo assolutamente, diciamo, mettere in campo, che svolgono i probiotici, svolgono una funzione anche postbiotica, cioè di stimolazione del sistema immunitario, quindi una funzione esattamente contraria a quella di virus, come praticamente quello dell'HIV, dell'epatite C e dell'epatite B. E questa è una funzione postbiotica ormai considerata molto importante, ed è quella che manca per esempio ai piccoli bambini. Un altro trucco che vi vorrei dare è quello praticamente della masticazione. Quando voi masticate dai vostri sulchi gengivali, e qui è importante il microbiota orale che sia ideale, l'assunzione di lattoferrina con pastiglie oppure con i prodotti della Fonans, molto importante che lasciate lì, e che svolgono un miglioramento delle vostre gengive, che i vostri sulchi gengivali devono essere con il test senza cattivo odore, perché una masticazione prolungata stimola il microbiota gengivale, cioè quell'esercito di germi protettivi presenti nella bocca che servono a produrre linfociti TH17. Questi funzionano, questi linfociti TH17 funzionano, quindi sarebbero TH, sarebbero T-helper 17, funzionano praticamente come veri e propri guardiani pronti a difenderci dalle sostanze che introduciamo con il cibo e che potrebbero mettere a rischio la nostra salute. In pratica, più si mastica, maggiore è la quantità di produzione e di liberazione di TH17, e in questo modo il sistema di difesa interviene più degli alimenti raggiungendo l'intestino. Ecco perché è importante che noi miglioriamo lo stato di salute generale delle nostre gengive, e quel piccolo test ci aiuta, perché il nostro sistema immunitario deve essere rinforzato, perché il sistema immunitario, in particolar modo l'attività macrofagica, è presente nel fegato a livello dei sinusoidi vascolari sotto forma di cellule Kupffer. Poi è presente a livello del sistema nervoso centrale sotto forma di microglia, a livello del polmone come macrofagi alveolari, a livello dell'osso sono gli osteoclasti che ripuliscono, che svolgono questa attività fagica, macrofagica, sviluppano a livello praticamente citoplasmatico le cellule epiteliali della nostra pelle, formano le cellule epitelioidi, a volta i macrofagi sono in grado praticamente di unirsi fra di loro formandoci cellule giganti multinucleati. E quindi capiamo bene che questi macrofagi, che svolgono un'importante funzione che non è solo quella di catturare i microbi ma anche di aumentare le difese immunitarie, oltre quindi appunto alla fagocitosi, producono le citochine per richiamare le cellule infiammatorie, e soprattutto nel corso delle infezioni virali aumentano la produzione dell'interferone alfa e quella citochina in grado di inibire la replicazione cellulare e il diffondersi altre malattie, ed è quello che noi abbiamo usato per tanto tempo per mantenere sotto controllo la diffusione e quindi ridurre la sieropositività dei soggetti malati di HIV. Ma inoltre, e qui torniamo al concetto di prima, servono per l'immunità specifica in quanto presentano gli antigeni e linfociti, attivando le memorie cellulari. Quindi capiamo bene quanto sia importante avere chiaro
questo meccanismo e quanto sia importante per il nostro organismo. E noi stessi dobbiamo mantenere intatta la funzione intestinale epatica, ma l'intestino comincia dalla bocca, il nostro intestino è praticamente di per sé ben protetto, dobbiamo migliorare però l'ambiente all'interno dell'intestino e dobbiamo tenere pulito praticamente il nostro fegato, perché qualunque forma di accumulo a livello intestinale per noi è nocicettiva. Spero con questo di aver arricchito in modo fondamentale e sostanziale praticamente le vostre informazioni, ricordando che il fegato è la più grande barriera macrofagica che noi abbiamo praticamente contro la diffusione dei batteri. Ed ecco perché noi facilmente contrastiamo i batteri. Il fegato stesso è un organo molto importante nella produzione dell'interferone, ma questo non è argomento che ci interessa, perché noi la cosa che ci interessa è lo specifico. Noi siamo, almeno io mi definisco un medico della salute e non entro nel vivo delle malattie, che lascio ai miei sapienti colleghi, che praticamente a cui dovete rivolgervi in caso aveste delle malattie significative. Grazie, ancora grazie, ricordate al vostro fegato, al vostro intestino, alla vostra bocca e i semplici test che potete fare per capire la bontà del funzionamento di questi organi e del loro stato di benessere. Grazie.